Grazie Presidente, cercherò di essere breve. Anche in questo caso rimango molto dispiaciuto di una evidentemente fraintendimento, cattiva interpretazione del testo presente, mi riferisco alla seconda parte, da parte della sovrintendenza. Allora, prima di tutto, la prima parte c'è poco da dire, insomma, è il ripristino più o meno dell'articolo che c'era precedentemente. Mentre per la lettera H, la lettera L, semplicemente si richiamano appunto che le occupazioni ricadenti nella città storica realizzate con vari tipi di arredo devono essere rispettate le misure massime previste per l'occupazione e la conformità ai tipi descritti negli allegati B e D. Ecco, la delibera 91-2019 era introdotto l'allegato B per le tipologie di arredo. Ecco, naturalmente. Le tipologie di arredo specifiche sono nell'allegato D, non c'è bisogno di specificarlo oltre quanto già fatto e applicato costantemente dalla sovrintendenza e dagli uffici fino ad oggi. Quindi da dicembre 2019 ad oggi nulla è cambiato e quindi se non per il fatto appunto che si ribadisce che l'allegato B include anche le pedane per le quali gli uffici dovranno trovare insomma le specifiche corrette per permettere l'uso delle pedane come accade in ogni città d'Italia e forse del mondo, insomma anche nei centri storici anche tutelati. Quindi spetta alla Giunta e agli uffici dire il come si debbano utilizzare insomma degli arredi conformi a quello che può essere un modo decoroso di esercitare l'attività e anche sicuro in questo caso. Grazie.